Si parte da Napoli con una tournée che vede protagonista ancora una volta l'Accademia Mandolinistica Napoletana, con la missione di tramandare la musica classica napoletana e non. Un grazie particolare a coloro che hanno collaborato e quindi reso possibile la riuscita di questo evento va all'Hotel Charme de Cumani, Vincenzo Napolitano dei Cantine Mediterranee e Federico Siepe, Pasticceria Siepe. Mauro Squillante, musicologo di fama conosciuta nazionale e internazionale, ci spieghi il senso e come nasce questa iniziativa? Allora, tu ti riferisci al concerto di stasera. Il concerto di stasera è per noi, diciamo, l'inizio di una tournée lunga che si svolgerà tutta in Giappone, però noi volevamo partire da Napoli per buon augurio, e anche perché è un modo per salutare la città, perché poi là non sappiamo che succede. Leonardo Massa, altro maestro bravissimo e importante del mandolino, dal Paese del Sole al Paese del Sol Levante, quale sarà il repertorio che porterete in Giappone? Allora, il repertorio è vario perché comprende vari brani che noi abbiamo inciso in vari dischi che abbiamo fatto proprio per una casa discografica giapponese che ha distribuzione anche in tutto il resto del mondo con la Felmi, e sono brani tratti da opera, dall'opera lirica, dal cinema e da tutti dei brani scritti, e qui Mauro può spiegarci meglio, su brani di canzoni napoletane, su purpurri di canzoni napoletane. Allora, sì, va bene, in effetti sono omaggi che hanno composto i mandolinisti del passato alla città di Napoli, alla canzone. Infatti non tutte le musiche che suoniamo sono di compositori napoletani, nel senso che anche francesi oppure mandolinisti, musicisti del nord Italia, passando da Napoli, insomma, rimanendo affascinati dalla musica nostra, hanno pensato poi ad omaggiare la città con delle composizioni che sono dei putpurri, dei bouquet di canzoni napoletane, quasi dei passepartout. Un'ultima domanda.
nella musica di oggi sempre più si parla di contaminazione. Esiste anche nella musica che proponete nei vostri spettacoli? La contaminazione, vabbè, in questo qua in particolare direi di no, insomma, nel senso che questo è un concerto classico, appunto dettato anche dall'esigenza di andare lì in Giappone a fare un tour anche promozionale delle incisioni che abbiamo fatto, dei CD che sono in vendita là. Considera che attualmente in Giappone ci sono negli scaffali dei negozi dischi 8 CD della Napoli Mandolino Orchestra, vabbè, più un paio fatti da me con uno dei chitarristi che si esibisce con noi. Quindi oramai è una presenza consistente che giustifica anche il fatto che noi andiamo lì a suonare. Avvocato Mimì Fusella, padrone di casa di questa splendida location Hotel Decumani de Charme, musica e tradizione nell'offerta turistica napoletana. Quali sono i punti di forza della vostra struttura per l'accoglienza? Beh, la centralità prima di tutto, perché siamo nel cuore del centro storico di Napoli, una scommessa che io ho fatto e vinto, perché quando ho aperto questo albergo 10 anni fa nessuno avrebbe investito una lira in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, e chiaramente la risposta è stata enorme, specialmente dagli stranieri, perché l'80-90% delle nostre presenze sono formate da persone di tutto il mondo e pochissimi italiani, al contrario dell'altro albergo nostro che sta a Via Chiaia, dove c'è il 70-80% di italiani e il 10-20% di stranieri. L'albergo, la casa, che era la casa Educheria Resforza, con il maestoso salone di Sistoria Resforza, si prestava per fare un investimento di questo genere. La scommessa è vinta perché l'albergo è sempre pieno.